Sì, ma Rainer, i nomi dei due fratelli, rispettivamente, l'archivista di citazioni, o traduttore previo, e il romanziere veloce, l'autore distante. Simon, ecco lui che si ferma all'inizio dei libri, almeno da ragazzo, perché dice ci sono troppe interpretazioni diverse, quindi in qualche modo, al di là della narrazione strettamente romanziera, una figura del dubbio, della perplessità che esiste nell'uomo davanti alle cose, e l'eron, colui che si pone domande. Trovo una frase, trovo una parola, un'affermazione, incontro una persona, mi imbatto in un evento e mi fermo a pensare, mi fermo alla lettera, sto là e non esco fuori. Sono troppe, appunto, le interpretazioni diverse da affrontare. E questa abbondanza di sensi esuberante è chiaro che da un lato è propriamente quello che fa dell'uomo l'Homo sapiens, ma d'altra parte è quello che eventualmente gli impedisce di continuare a vivere, a sopravvivere. Tant'è vero che lui in effetti poi, come dire, non ha una carriera, non ha una vita che ha un suo lungo e progressivo sviluppo. Si limita appunto a continuare a fare una sorta di collezione, una vita da, come dire, hobbista, fa cose assolutamente inutili dal punto di vista della sopravvivenza concreta, non fa altro che assorbire, raccogliere, 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 perché evidentemente ha l'ambizione di trovare prima o poi delle risposte alle domande che si fa, ma appunto evidentemente è un procedere senza fine, è un chiaro modo di alludere al fatto che il tentativo umano di dare senso attraverso libri al non finito, quindi il tentativo umano di creare dei sistemi finiti che con le cornici eliminino il dubbio, da un punto di vista, come dire, strettamente esistenziale, è un paradosso insostenibile. Uno che legge in realtà non può che continuare a porsi domande, quindi a leggere, 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 se davvero ha dei dubbi. Quindi accumula, accumula, accumula. Ed è quindi inevitabile, quindi ci sia questa sorta di archivio in cui però, questo è il punto che fa la differenza rispetto all'idea che abbiamo noi normalmente dell'uomo non solo sapiens, ma dell'uomo tout court come organismo che sopravvive, è quello che in pratica mette insieme nel suo archivio tutte queste frasi isolate dal contesto. Non costruisce, cioè dei testi, non costruisce delle reti che connettano le frasi tra di loro, ma ognuna di queste, come dire, galleggia per conto suo, in una memoria appunto disordinatissima, in cui non c'è gerarchia, in cui cioè non c'è fondamentalmente senso. Fare questo comunque a partire da un certo momento, dai 18 anni in poi, quando arriva l'età della maturità, è qualcosa di diverso che il semplice lasciarsi andare. È un copione, quello dell'artista che pensa di imitare gli altri artisti. Nel testo si dice che appunto c'è una sorta di precetto che guida Simon nella sua scelta. Il precetto è quello secondo cui un artista, se è artista, assorbe tutto e non c'è nessun artista che non abbia in pratica subito l'influenza degli altri, in generale degli eventi, dei testi, e
che insomma non prende, non abbia preso qualcosa da tutti quanti quelli che lo hanno preceduto. Assorbire, insomma. Ma nel caso suo, questo diventa, sul piano della pura e semplice vita quotidiana, un modo per sfuggire alle ore cupe, ai momentacci. Quindi è un accumulo, come dire, di frasi isolate. Al di fuori del testo, per analogia con i lettori di oggi, ma di sempre, è come se stesse a dire che uno che sta continuamente a leggere romanzi non fa altro che cercare di sfuggire alle ore cupe, ai momentacci, e assorbire, ma senza, come dire, creare una connessione vera tra i testi letti. È come se fosse un archivista di parole, un archivista di figure, di sensi, però ognuno irrelato rispetto all'altro. Quindi in fondo è condannato semplicemente a riempire il presente di impressioni, di sensazioni, di esaltazione dell'attimo, insomma. A questo punto è forse più facile capire il rapporto che ha con il fratello. Il fratello è lo scrittore rapido, è lo scrittore che, come dice la parola con cui viene identificato, Rainer, è in pratica colui che crea la pioggia. In realtà all'origine, nel cognome che hanno tutti e due, Schneider, c'è l'idea del tagliare. Rainer Schneider è in pratica una pioggia che taglia, una pioggia che elimina, è il contrario, cioè, di colui che si ferma alla prima frase del libro. È quello che ha il compito, in un certo senso, di usare il taglierino per rendere semplice qualcosa che è complesso, per costruire il finito. E appunto, incapace di scrivere da solo, quando va in America, diventa colui che in sostanza è capace, come dice, di trasformare rapidamente, di mettere insieme rapidamente i testi attraverso appunto le citazioni. In pratica il fratello Simon è un collezionista di citazioni, ma non li mette insieme, mentre Rainer a New York, autore distante, quindi fuori dalla storia, nel mondo del mercato, è quello che si dimostra bravissimo a mettere insieme, a tagliare dubbi, insomma, a collezionare dai i vari elementi, in modo da formare romanzi veloci, con il tocco del Graham Bross, appunto, autore invisibile, in realtà inesistente, un autore quindi che non ha una vera e propria vita, che nel suo nascondersi vuole semplicemente evitare di, come dire, recitare una parte che non gli appartiene. Lui fa una vita banale, di divertimento, piena di, come dire, corpi, di piaceri, di performance, mentre il suo autore grande, nient'altro è che una costruzione editoriale che appunto riusa, sa mettere insieme, sa connettere ai fini del mercato il materiale che un appassionato come Simon non è in grado di cogliere, non è di realizzare. Simon, quindi...